Amici criptoinvestitori, da non credere, sono veramente, come dire, scioccato, sono puntuale, è la prima volta da, non lo so, molto tempo. Ben ritrovati, buonasera a tutti quanti, eccoci qua per il nostro appuntamento live, come al solito, al martedì sera alle 18 con l'amore di qualcuno, l'odio di qualcun altro che mi continuate a dire vorrei che tu riuscissi a fare il live più tardi. Sì, anche a me piacerebbe farlo più tardi, però ahimè, compatibilmente con gli altri impegni, per ora questo è l'orario migliore, quindi non credo, purtroppo, mi dispiace, mi piacerebbe, lo sapete, farvi contenti tutti, però al momento non ho in programma di spostare l'orario. Voi continuate comunque a comunicarmi sempre le vostre remore, i vostri dubbi, le vostre idee, insomma, fallo più avanti, più indietro, tutto quello che vi viene in mente per migliorare la vostra esperienza come community e con l'interazione con i miei contenuti, me lo dovete sempre dire perché io ci tengo moltissimo. Allora, mi fa piacere che siete già in un po' qua, vedo che la chat si sta già attivando. Ciao a tutti, gasati a rapporto, bravissimi, perché nonostante Bitcoin ci sta facendo dannare, la maglietta non è un bel presagio. Ecco, è la tombstone di Bitcoin, no? Bitcoin è morto per la 2952esima volta. Comunque no, siamo tutti gasati, come, cioè, a prescindere dal mercato, che sia bullish, che sia bullish, che sia bearish o che sia bearish, come qualcun altro direbbe, noi siamo comunque gasati perché lo seguiamo, impariamo, pianifichiamo le nostre posizioni, non facciamo i permabull che siamo contenti solo se sale perché siamo solo capaci di holdare. No, noi stiamo dietro al mercato, lo seguiamo e siamo sempre sul pezzo. Pertanto, quello che facciamo oggi è dare un'occhiata, vedere un po' com'è la situazione dei grafici sia di Bitcoin sia delle altcoins, perché vi spoilerò già, come vi ho già spoilerato su Telegram in questi giorni, molte coin sono. Mi dice che tu sei ancora offline, ma in realtà ho messo online, strano. Scusate l'interruzione, è solo che vedo che qualcuno dice: mi risulta che tu sei ancora offline su Twitch, ma anche a voi altri come dire, vi risulto offline. No, in realtà io vedo il pallino verde. Vabbè, comunque dicevo che stiamo andando a dare un'occhiata anche alle altcoins perché, come vi ho già spoilerato un po' su Telegram, ce ne sono alcune con dei setup carini, nonostante la situazione dubbia di Bitcoin. Quindi contestualizziamo un po' tutto, vediamo se può valer la pena qualche esposizione iniziale, se può valer la pena dare un'occhiata a qualche appunto altcoin, anche con un occhio appunto sulla dominance, che è quella che ci guida sempre sulle decisioni sulle altcoins. Allora, niente, sei online, ti vediamo, risulti online, meno male, anche a me diceva che eri offline. Ma guarda, veramente strano, ogni tanto Twitch impazzisce, secondo me, non lo so. Bella rasatura di capello, hai visto? Ho chiuso la mia posizione long 100 per sui capelli e ho deciso di dare una bella shortata. No, veramente avevo una testa incredibile. Incredibile. Ciao Luca, ma se il valore dei $200 in Bitcoin depositati su BlockFi scende, non si ottiene la reward? Non ti preoccupare, perché non importa, hanno detto espressamente che non è necessario che il valore di Bitcoin a fine luglio, momento in cui vi è andata la reward, rimanga superiore ai $200. Quindi anche se dampa e un Bitcoin varrà un dollaro, non ti preoccupare che l'importante è il deposito iniziale. Ok? Quindi questa è la situazione. La mia prima diretta, grande, spero che l'apprezzerai e che tornerai in tutte le occasioni. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Beh, video bellissimo quello di ieri. Ecco, guarda, a parte che mi fa molto piacere, ne approfitto per dire che mi fa veramente piacere il feedback che mi avete dato sulla serie in generale dedicata al trading automatico. Tant'è che ho intenzione veramente di spingere tanto su quell'argomento lì. Non perché insomma il trading deve essere soltanto automatizzato, perché è importantissimo il trading discrezionale fatto a mano. Io stesso praticamente faccio esclusivamente trading discrezionale. Adesso io sto studiando molto in questo periodo, se mi vedete meno partecipe nelle community anche per questo, sto studiando molto l'automazione nel trading e sto scoprendo insomma dei metodi nuovi di implementazione e li condivido con voi fondamentalmente, perché sapete che quello che imparo io mi piace condividerlo con voi in primis, e quindi insomma tutti gli approfondimenti che sto facendo li vedrete un po' anche voi di volta in volta. Adesso vi ho introdotto un po' alcune strategie, ma non per, come dire,
copiarle banalmente o soltanto vederle, presentarle così. Ma lo scopo, cioè quello che io spero che sia lo scopo di questi video, di questi contenuti, è magari spingervi a interessarvi un po' di più, no? E andare a fare quello step in più, oltre al semplice guardare il video e utilizzare magari la strategia, vedere come performa, eccetera, eccetera, ma proprio il cercare di modificarla, di farla in parte vostra, modificare il codice, mettere qualche segnale in più, insomma, quello che potrebbe essere una spinta a imparare un nuovo argomento, perché non è difficile. Una volta che poi lo si approccia, lo si capisce e lo si sviscera un po'. L'ostacolo principale anche per me è stato quello iniziale, ovvero all'inizio vedevo, no, PineScript, anche che è un linguaggio banalissimo, io non so programmare, eh. Ho detto, caspita, niente, non esiste che io possa iniziare a fare una roba del genere. Poi mi sono messo lì, ci ho smanettato un po' e ho detto, boh, se ce la faccio io ce la può fare veramente chiunque, perché davvero le mie skill in programmazione sono pressoché nulle. E quindi la mia speranza è proprio spingere anche qualcuno di voi a farlo, se vi va, tra l'altro, se modificate le mie strategie, se riscontrate qualche, come dire, miglioramento, qualche cosa che potrebbe essere migliorata. Io sono apertissimo alle comunicazioni, sapete che mi trovate su Discord, mi trovate su Telegram, il mio contatto è LukeScream tutto attaccato, e sia su Discord che su Telegram, quindi mi raccomando non esitate a scrivermi. Non scrivetemi per chiedermi, ma secondo te è il momento di comprare Bitcoin, sale o scende? Perché altrimenti non vi rispondo. Però se mi scrivete dicendomi tipo guarda, ho fatto il backtest con quest'altro parametro, ho aggiunto un altro filtro alla strategia, eccetera, eccetera, assolutamente a disposizione per migliorare tutti insieme le performance delle strategie e la nostra operatività in generale, come dire. Community, è bello crescere tutti quanti insieme. E quindi niente, questo ne ho approfittato del messaggio che insomma vedo che è stato apprezzato il video e ne ho approfittato per dire questa cosa. Pensavo che non fossi un fan delle medie mobili, invece se ho capito bene ieri era una strategia basata su medie mobili. Effettivamente sì, è basata su una medie mobile dalla quale vado a estrarre la pendenza di quella medie mobile e sulla pendenza applico due medie mobili. In realtà è una sorta di strategia che analizza il trend del prezzo e il trend della pendenza della media mobile del prezzo. È un po' complicato detto così, ma in realtà non è poi particolarmente difficile. Se andate a vedere il video, se non l'avete ancora visto, ve lo consiglio, insomma, è giusto per farvi capire di cosa stiamo parlando. Vedete questa strategia spiegata un po' dall'A alla Z, con tanto anche di codice sorgente open source a disposizione, eventualmente per modifiche. Ti aspettavamo con la camicia, però no, la camicia non ancora, non è ancora un tempo abbastanza estivo. Oggi è una giornataccia qua, è afosa, come dire, umida, non, brutta, non mi fa venire voglia di camicia. Con questo capello nuovo sembri tornato un ventenne. Meno male. Ogni tanto torno, ringiovanisco un po'. Che qua c'è la stempia che continua a salire. Tutte queste ore passate davanti ai grafici, il trading è stressante e mi fa invecchiare alla velocità della luce. Sul tubo le ho viste tutte, grande, mitico, numero uno. E adesso mi piace che parteciperai anche in diretta. Se hai delle domande a proposito, falle, perché vi ricordo, tra l'altro, che in queste dirette c'è la possibilità di accumulare shitcoin, non dimentichiamoci le shitcoin, ovvero la moneta fedeltà, diciamo così, che utilizzo qui su Twitch. Ogni 5 minuti di video di diretta guardata guadagnate una shitcoin. Se siete attivi, se chattate, guadagnate il doppio delle shitcoin. Inoltre, se interagite, votate i sondaggi e tutto quanto, siete ancora più attivi e guadagnate ancora più shitcoin. Come si fa a vedere quante shitcoin avete? Non cominciate a scrivere punto esclamativo points perché non è esattamente da lì che si vede. Se cliccate sull'iconcina, se mettete il puntatore del mouse sopra il video, in basso a destra trovate il mio simbolino, il mio logo. Se ci cliccate sopra, vedete, a parte dei minigiochi, pick a card scratchers, che potete scommettere le shitcoin per guadagnarne di più o perderle, oppure redeem shitcoin, che è per ottenere il premio, che è 0,005 BTC con 1000 shitcoin. Non so se qualcuno già le ha, ma dubito. E appunto è il premio, quindi le shitcoin servono a vincere un piccolo premio, che è questo in Bitcoin che metto a disposizione. E in basso vedete quante shitcoin avete, ok? Io ne ho 164, non so perché me le dà anche a me, ma le vedo pure io.
Andiamo avanti con le domande. E dopodiché, tra poco, andiamo subito a vedere i grafici perché c'è un po' da dire, insomma, visto che siamo lì nel range, è a rischio il range low, c'è da discutere un po' sul fatto di cosa potrebbe succedere nel caso in cui venisse violato il range low, anche perché abbiamo visto anche la chiusura della candela settimanale e non è bellissima della scorsa settimana, e quindi magari andiamo a commentare anche con quello. Questa volta sono in orario, grandissimo. Cosa si deve fare per ricevere shitcoin? Seguire il video, chattare, quindi partecipare senza spammare ovviamente, votare ai sondaggi, partecipare a tutte le attività che facciamo. Insomma, tra poco a proposito arriva un primo sondaggio. Ma qualche volta farai qualche segnalazione di letture edificanti? Assolutamente sì, ho in programma un video, lo so che lo dico da tempo, però ve lo giuro che lo farò, prima o poi lo farò, e dove ho messo insieme, metto insieme alcuni libri che secondo me sono molto utili per il percorso di trading e di investimento in generale. Ci sono problemi su OKX, permettono la registrazione e l'inclusione nel tuo gruppo, ma al momento non permettono di fare deposito e verifica account per aggiornamento della piattaforma. Caspita, mi spiace, non penso che durerà a lungo. Comunque per partecipare al contest c'è tempo, mi pare, fino al 29, oggi è il 26, ancora qualche giorno, quindi non temete. Per partecipare, se vi interessasse, occorre avere un bilancio di 500 USDT almeno per essere parte del team, unirsi al mio team, è un trading contest, quindi vince chi fa più profitto, è a squadre, si fa una media delle squadre, ma la cosa bella, che ovviamente non vinceremo mai, perché c'è sempre quello che vince, è sempre qualcuno che entra in leva 100 per, ci becca per una botta di culo, fa dei profitti senza senso e ovviamente poi vince perché ha dei profitti più alti, ma l'aspettativa non è quella, più che altro è bello perché ci sono tanti bonus, è un'esperienza di gruppo, insomma ci confrontiamo sul come aprire le posizioni, eccetera eccetera, e quindi insomma per quello, per divertimento, ecco. E occorre avere un deposito di 500 USDT, di essere iscritti a OKX e di partecipare unendovi alla mia squadra, trovate il link, ogni tanto vi viene spammato qua nella chat, insomma. Hai mai usato Hash Ribbons su TradingView? Se sì, cosa ne pensi? Allora, Hash Ribbons, se non ricordo male, è un indicatore che segue la difficoltà, mi pare, della blockchain, quindi è un indicatore on-chain, fondamentalmente, un fondamentale della blockchain Bitcoin. Ti dico la verità, io non l'ho mai utilizzato, però so che qualcuno acquista soltanto quando l'Hash Ribbon è ribassista, diciamo una roba del genere, e perché è una fase recessiva. Oddio, è entrato un insetto anche oggi, non ci posso credere. Cioè, è una congiura. Ogni volta che faccio un live entra una bestia. Cerco di non farci caso. Comunque, dicevo, l'Hash Ribbons è una sorta di, appunto, un ribbon, come tante linee di hash rate, credo, e c'entra la difficoltà. So che quando i miner si tirano indietro, fondamentalmente l'Hash Ribbon diventa ribassista in un certo modo. E molti acquistano in quel periodo lì. Ah, l'ape, esatto. Maledetti voi. Me la mandate voi, ditemi la verità. Avete modo di far entrare bestie qui dentro? Adesso chiudo la finestra così inizio a grondare di sudore. Cosa ne pensi di Theta e la partnership con Samsung? In ottica di analisi fondamentale, se ti sei informato. Guarda, io ti dico la verità, non mi sono più informato sulle altcoins piccole, diciamo, ma il grafico ha visto che è interessante, quindi me la segno nelle coin da analizzare. Mi spiace non esservi di aiuto per l'analisi fondamentale sulle altcoins, ma avendo comunque a disposizione tempo limitato, ho deciso di allocarlo di più per l'appunto ultimamente sul trading automatico, sui grafici e tutto quanto, e meno, ahimè, sulle altcoin stesse. Magari mi aiutate voi, non lo so, ditemi un po' cosa è successo con Theta, se qualcuno lo sa. Io di contro vi analizzo il grafico appunto insieme a voi tra poco. Ciao Luca, che ne pensi delle stocks delle compagnie aeree, considerando che hanno perso 50-70% del loro valore? Troppo rischioso acquistare? Ad esempio Ryanair ha superato negli ultimi giorni il precedente high sul rimbalzo dopo il crollo. Può essere una buona area di buy
Analogamente a quello che si farebbe su una cripto, o per le stocks l'analisi fondamentale ha un peso maggiore rispetto a un mercato più piccolo e speculativo come le cripto? Bella domanda. Guarda, io ti dico la mia personale opinione. Io credo che nelle stocks l'analisi fondamentale pesi di più rispetto alle cripto, perché è un mercato, diciamo così, più maturo. E detto questo, occorrerebbe analizzare, adesso non so bene, cioè le compagnie aeree a me in generale non piacciono molto come categoria, a dire la verità. Ci sarebbe da analizzare i debiti che hanno queste aziende, gli asset che possiedono, il loro business model, le loro revenues. Sicuramente la mazzata dalla situazione, insomma, data dalla situazione che è in atto, che ovviamente limita gli spostamenti, limita il turismo, dubito che sia finita e dubito che ci sarà una ripresa molto forte delle compagnie aeree, perché comunque gli spostamenti anche adesso sono molto limitati, sono difficili, sono posticipati, quindi il profitto delle compagnie aeree sarà molto molto minore e questo andrà avanti ancora per un po'. Quindi io non terrei troppo sotto il mirino magari quelle azioni lì, a meno che non ci sia qualche palese mega occasione. Ecco, lì c'è da vedere per spottare quelle occasioni lì, i rapporti magari indebitamento asset piuttosto che la liquidità, il flusso di cassa che hanno queste aziende, andare ad esaminare la loro situazione pregressa, quindi se hanno fatto dei bailout, se hanno richiesto liquidità, come si sono comportati, se facevano troppi buyback, insomma, da vedere un attimino come sono strutturate queste aziende. Ecco, non basta dire, cioè, oddio, si può fare sempre trading speculativo, quindi andare a guardare il grafico, tu nominavi il breakout, una certa situazione, eccetera, ci sta, però è speculativo, quindi non è un buy and hold, non è una messa della stock nel portafoglio. Per quel discorso lì, invece, ci sta di più l'analisi fondamentale, insomma. Io ho fatto il background dello smart working list su tre fasi di super mega super cazzola, grandissimo. M'hai fatto ridere però. Ciao, come faccio a sapere se sono dentro con la promo Halving 2020 di BlockFi? In realtà non credo che tu possa saperlo. Scrivi al support se vuoi, magari, che loro ti dovrebbero delucidare un po'. Però con camicia e cravatta attiri quelli di Wall Street. Allora la prossima volta mi presento tutto serio, perché se ho il maglioncino poi mi prendono in giro, dicono il trader col maglioncino, qualcuno mi chiama così. Se ho la camicia hawaiana e via, tutti in delirio per la camicia hawaiana. Oggi no, Bitcoin è morto e ho deciso di vestirmi di conseguenza. Ciao Luca, ci daresti qua? No, mi sono bruciato tutte le shitcoin da quando mi hai mostrato il modo di scommetterle. Ah, male, male, malissimo. Ci daresti qualche spunto riguardo un exit strategy per chi holda? Tu come pensi di muoverti da qui ai prossimi anni? Guarda, io ti dico la verità, per il discorso exit strategy, io utilizzo banalmente le carte, ok? Tipo Wirex, Coinbase Card, eccetera, eccetera, le sto provando un po' tutte. E come faccio? Nel senso, è come se fosse una vendita. In certi periodi in cui il mercato è particolarmente esuberante, faccio qualche spesa con quelle carte lì, ovviamente allocandomi delle tipologie di spese, perché comunque faccio uno scale out, diciamo, delle uscite come se fossero dei sell parziali, diciamo, nei momenti appunto in cui il mercato è particolarmente esuberante, quindi nei bull market, nelle zone di top, come potrebbe essere questa, ve lo dico con estrema sincerità. E quindi quella è la mia exit strategy. Ce ne sono di due tipi, secondo me, guardando comunque un'operatività di medio-lungo termine, non parlo del trading speculativo. Io vedo due tipologie di exit strategy, uno scioglilingua. La prima basata soltanto sul tempo. Cosa vuol dire? Vuol dire che se ad esempio io faccio un piano d'accumulo e ogni mese, supponiamo, acquisto una parte, cioè metto da parte una parte di capitale e decido di investirlo in Bitcoin, allora ogni 6 mesi, ogni anno, faccio una piccola vendita, ok? Questo che cosa ipotizza? Ipotizza che nel tempo, comunque nel lungo periodo, il trend è crescente, che è l'ipotesi di partenza, ovviamente, di una manovra accumulativa. Ovviamente le tempistiche sia di ingresso che di uscita variano in funzione della persona, ognuno ha le sue in base a quello che vuole, ai suoi piani finanziari. Tuttavia, l'unica cosa ovviamente è che la frequenza di uscita sia molto minore, quindi si esce molto meno spesso di quanto si entra e chiaramente anche l'ingresso e l'uscita di capitale deve essere bilanciata a dovere, ma mi aspetto che il flusso di ingresso complessivo annuale sia molto maggiore del flusso di uscita. Questo perché comunque è una forma di investimento e
in un anno mi aspetto che magari sì c'è stato un bel aumento, sì c'è stato un bel profitto, e magari nel momento in cui il mercato è molto esuberante, anziché uscire con una frazione predefinita, uscirò con qualcosina in più. Se il mercato è meno esuberante, uscirò con qualcosina in meno. L'importante è calcolare il prezzo medio di uscita e il prezzo medio di ingresso. E con una frequenza di questo tipo, quindi supponiamo, per dare numeri a caso, ingresso ogni mese, uscita ogni anno, sotto ipotesi di uptrend nel lungo periodo, il mio risultato sarà positivo. Facendo un'uscita pesata di più con un mercato esuberante e pesata meno con un mercato sottotono, invece, cioè questo appunto va ad accentuare ancora di più questa cosa. La seconda strategia invece si basa su una trend analysis, quindi presume che un po' di conoscenze di trading ci siano. Questo significa che devo osservare magari un grafico come può essere quello settimanale o quello mensile addirittura, e vado a vedere com'è strutturato il mercato. Quindi banalmente vedo massimi e minimi crescenti, siamo in uptrend, rimango dentro, non ho voglia di uscire. Vedo una fase laterale, potenzialmente laterale, dopo una fase rialzista, allora lì è dove voglio andare a localizzare le fasi di uscita, quindi le mie exit. Questo perché sul lungo periodo? Perché così non impazzisco dietro ai grafici ogni giorno. Se vedo un uptrend che poi sfocia in lateralizzazione, oppure un uptrend che va parabolico, quindi abbiamo higher highs, higher lows sempre in maniera lineare, poi d'improvviso mi parte una leg up parabolica, allora lì una piccola exit l'andrò a fare, perché nel cuor mio io so che i movimenti parabolici sono poco sostenibili. Oppure posso andare a vedere i primi segni di sell off, quindi le prime svendite, upper shadow molto lunga, una candela engulfing, il tutto, attenzione, su time frames rilassati, quindi non sul daily, non sull'intraday, sul settimanale ad esempio. Oppure, vi dicevo, uptrend, lateralizzazione, lì vado a fare la mia prima exit. Uptrend, lateralizzazione, breakdown, come potrebbe magari essere la situazione di Bitcoin in questo, cioè tra poco, adesso andiamo a vedere meglio, lì faccio una mia piccola exit, ok? L'importante è cercare quelle situazioni di esuberanza, perché io devo vendere in esuberanza, non in panico, e poi allo stesso al contrario, cioè se io so fare un po' di trend analysis in questo modo, vedo che Bitcoin scende, quindi lower highs, lower lows su time frame settimanale, oppure utilizzo due medie mobili, le vedo incrociate a ribasso, insomma una trend analysis molto banale, e vedo che il downtrend poi sfocia in lateralità, allora lì vado ad accentuare magari i miei entry, oppure downtrend, lateralità, breakout, entry, ok? Questa è l'operatività più blanda che si possa avere, molto simile appunto al buy and hold, insomma. Allora, la mia difficoltà è impostare il trading view come il tuo. Ecco, attenzione per questo passaggio, ne parliamo nel prossimo video dedicato al trading automatico, perché effettivamente la lacuna più grossa che manca adesso, ora vi ho presentato le strategie, ve le ho fatte vedere, ma perché non perché volevo darvi in pasto il bot e dire toh, fatelo andare, perché non è così che si fa, e attenzione, il rischio è alto se poi tutti alla cieca fanno andare un bot in questa maniera, cioè bisogna capire bene cosa si sta facendo, non è che è una macchina di soldi che lo accendi, vai a dormire e via, cioè bisogna allocare il capitale, fare un piano, anche lì capire bene come gestire il capitale, come gestire il conto collegato a quel bot lì, e quindi un po' alla volta andiamo avanti. Nel prossimo video vi farò vedere come collegare TradingView, quindi volendo anche le strategie che abbiamo visto finora, con gli exchange, però io vi chiedo un attimo di prudenza nel farlo, perché poi faremo tutto un discorso relativo ai rischi, che è estremamente importante, quindi bisogna appunto frenare un attimino l'entusiasmo, perché è fondamentale capire i limiti, pro e contro, tutto quanto relativi al trading automatico. Parliamo del contest di OKX, assolutamente sì, l'ho già, come dire, introdotto, e non so, se avete qualche altra domanda fatela, mi raccomando. Ciao a tutti, buona serata, ciao Simone anche a te, ben ritrovato. Ho scaricato Twitch oggi, bella iniziativa, mi fa molto piacere, dai, un altro arruolato. Spero che vi piacciano sempre queste live, queste dirette, che insomma sono molto belle. Oltare Bitcoin in questo momento, che ne pensi? Che dire, dipende da...
Quali sono i tuoi obiettivi? Cioè, come mai holdi Bitcoin per il lungo periodo, per la speculazione? Cioè, se lo holdi, dubito sia per la speculazione. Quindi dipende dal tuo obiettivo. Non c'è niente di male nell'holdare Bitcoin in questo periodo. L'importante è essere pronti a tutto, perché potrebbe, come vediamo tra poco, andare a scatenarsi una fase ribassista adesso di breve. Tra poco vediamo bene tutti quanti gli scenari. L'importante è che, appunto, se uno dice io holdo Bitcoin, anche se dovessimo rompere a ribasso il range e innescare una fase ribassista, non è che devo fare panic sell e dire oddio no, nuovi minimi ribasso bla 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 bla. No, bisogna insomma essere consapevoli di quello che sta accadendo, cioè bisogna già nell'oldare Bitcoin premasticare, assimilare questi scenari possibili, tra cui c'è anche il ribasso, insomma. Nel frattempo vedo che molti si sono iscritti al canale, vi ringrazio, vi ricordo che è possibile contribuire a questa community, a questo canale, in due modi: con la subscription, quindi se fate abbonati sotto, e se avete tra l'altro Twitch Prime, cioè Amazon Prime, potete farlo gratuitamente. Se non ce lo avete, è un costo, mi pare, di 5 euro al mese, che me li donate a me, quindi fondamentalmente è un contributo alla community e al mio lavoro, e se ovviamente lo fate ve ne ringrazio tantissimo. Oppure c'è il pulsante donazione, se scorrete sotto al video nella descrizione, tra i vari pulsanti trovate anche donazione, insomma potete fare una piccola donazione tramite PayPal. Tra l'altro viene fuori la GIF della Federal Reserve che stampa soldi a palate, e quindi ogni vostra donazione contribuisce con l'helicopter money, con l'inflazione globale, pompa l'oro e Bitcoin. Ma ci fai un video su una tipica giornata da trader? Guarda, sarebbe noiosissimo il video mio sulla mia tipica giornata, perché in realtà mi sveglio, vado a lavorare, cioè lavoro 8 ore, ogni tanto guardo i grafici, ma non aspettatevi che sto lì ore e ore davanti al monitor è molta scena, no? Anch'io ogni tanto mi è capitato di vedere dei video di alcuni che dicono, appunto, cioè mostrano la loro giornata tipo, e cioè mi diverte molto, perché cioè io sono veramente agli antipodi. Loro vedo che hanno 540 monitor lì, tutti con grafici a caso, completamente a caso, e tutti, cioè, che guardano dappertutto, disegnano cose, aprono posizioni, si scrivono papiri, foglie, e poi tipo ogni tanto si mettono a far ginnastica, mangiano tipo un frullato di frutta, robe del genere. Io sono tipo l'opposto, ecco, sono sempre di fretta, mi ritaglio 5 minuti ogni tanto, di solito da mobile, per guardare i grafici, per vedere se arrivano alert, e apro posizioni di solito sempre da mobile, ma il tutto senza diventare particolarmente matto, nel senso, cioè il tempo che dedico al trading è minore di un'ora al giorno, dico davvero, perché la mia operatività è così, insomma, e quindi sarebbe veramente noioso, insomma. Ultimamente per fortuna ha riaperto la palestra anche, quindi ho ricominciato ad andare anche lì, basta elastici finalmente. Tra l'altro ieri ho iniziato, cioè ho ripreso in mano il bilanciere per fare panca, e è stato veramente un disastro terrificante. Non capisco perché, quando imposto uno stop loss oppure un limit order stop su Binance, non possa contemporaneamente aprire una posizione di take profit. Guarda, un limite purtroppo di Binance è un po' una rogna, perché ahimè Binance non è molto smart per quelle cose lì, e ad esempio anche il fatto che c'è solo lo stop limit e non lo stop market è una cosa che detesto, insomma. Binance Futures invece ha fatto uno step avanti, e anche perché, cioè, se fosse un mercato di perpetual di derivati senza lo stop market e senza queste possibilità, stiamo parlando veramente di cosa stiamo parlando. Però purtroppo Binance tipico non ce l'ha, ahimè. Cosa ne pensi del grafico Mirev e sulla profittabilità del mining? Guarda, ti dico la verità, sul mining io ho un'idea molto, cioè, molto decisa, cioè non lo farei mai, perché il mining va preso come un'attività imprenditoriale a tutti gli effetti. Il mining è un'industria, significa investire capitale in hardware, in manutenzione, in un luogo dove tenerli. Dimenticatevi di comprare il vostro miner, attaccarlo in casa, farlo andare e guadagnare soldi mentre dormite, non esiste proprio. È una cosa da fare sul serio, se la si vuole fare, e su larga scala, altrimenti il mio personale parere non vale la spesa, non vale l'investimento, non vale il tempo che c'è da dedicarci. E il grafico Mirev, cos'è? Mining Revenue, immagino, non lo conosco, non l'ho mai visto, a dire la verità.
Su OKX al momento i top stanno virando in long, tu lo guardi sempre quel grafico, ma sì, a dir la verità sì, ci butto spesso un occhio. Effettivamente oggi c'è stato un piccolo dump attaccandoci di nuovo al range low, e se i top trader dovessero virare long mi farebbe pensare che comunque potrebbe esserci la possibilità di un altro rimbalzo. Tuttavia io non agirei mai basandomi su quel dato lì, ma soltanto, cioè, come conferma, nel senso andrei ad aspettare una configurazione di un certo tipo sul grafico che mi faccia a vedere domande. Se inoltre vedo che i grossi capitali sono posizionati nello stesso modo, caspita, confluenza anche su quello. Domanda: il seed di un wallet funziona solo su quello specifico wallet da cui è stato generato? Assolutamente no, perché il seed praticamente è uno standard di molte blockchain, che praticamente significa, immaginatevi appunto queste parole che possono essere 12, 24, come un seme per davvero, dalle quali ad albero vengono generate tramite un algoritmo crittografico chiavi private, ok? Ogni chiave privata è generata da quella del ramo precedente. Questo è un modo smart per tenere dentro appunto questo seed, queste 24 parole, un numero potenzialmente infinito, diciamo così, di chiavi private. Quindi il poter gestire più wallet, il poter avere una privacy maggiore perché ogni movimento lo si fa su un wallet diverso, su un address diverso, quindi diventa più difficile ricondurre un address a una persona e tutti i discorsi di questo tipo. Tuttavia, essendo uno standard comune, si chiama BIP, non mi ricordo, Bitcoin Improvement Proposal, qualcosa, un numero, una sigla, è universale, diciamo così. Quindi se io prendo il mio seed del Ledger e lo vado a inserire su Exodus, ad esempio, avrò lo stesso wallet che avevo sul Ledger ripristinato su Exodus, ok? A patto che ovviamente sia compatibile con le medesime blockchain. Lo stesso se prendo il seed di Trust Wallet e lo ripristino su Exodus o sul Ledger o sul Trezor o dove voglio, mi trovo appunto lo stesso wallet, quindi è universale, diciamo così. A patto che il wallet ovviamente sia compatibile con quello standard. Qui qualcuno dice sì, il seed vale solo per quel wallet. No, non è vero, è universale in verità. Qua mi prendete un po' in giro per l'app, è un mini drone in realtà. Ma come, da programmatore non ami le API, le API? In realtà le odio veramente tanto. Tra l'altro è, cioè, un insetto fondamentale per l'ecosistema e quindi le rispetto tantissimo. La size che utilizzi per lo short di copertura è riferita alle posizioni spot long aperte sopra la soglia di prezzo attuale o sul totale del pool di BTC? Sul totale, perché è una copertura che mira a coprire il totale della mia posizione in hold. Apertura è proprio, cioè, quello il senso, ok? Che io ho il mio controvalore in BTC, che altrimenti è come essere sempre long, ovviamente, perché io lo hold, è lì che in base al prezzo di Bitcoin cresce o decresce il suo valore. Ne prendo una parte per shortare, per coprire, in modo da coprire un'eventuale perdita dovuta a un trend ribassista che si potrebbe formare. Tra poco la vedremo ronzare intorno alla tua testa. Potresti dedicare 5 minuti di review ad Atomic Wallet prossimamente? Guarda, perché no? Non l'ho mai utilizzato, ma perché no? Lo studierò. Che ne pensi di Bitcoin God? Che cos'è, un altro fork di Bitcoin? Cosa devo pensare? Dai. Ciao, cosa ne pensi dell'analisi on-chain? Indicatori come in-out of the money, NVT ratio, eccetera, sono implementabili in qualche strategia? Guarda, è un'analisi utile dal punto di vista fondamentale, secondo me, ma non speculativo. Nel senso, è utile vedere se ovviamente vengono generati nuovi wallet, se la rete cresce, se vengono fatte sempre più transazioni, cose di questo tipo. Però, ti dico la verità, non le applicherei nel trading, perché, insomma, è un po' una forzatura, secondo me. Teta domani dovrebbe comunicare avvio di partnership con azienda top. Ma va, sembra YouTube. Oddio. Per questo ha fatto una fortissima bull. Qualcuno parlava di Samsung, no? Prima. Ciao, sono arrivato adesso. Per caso hai già parlato del contest di trading? Ma in breve sì. Praticamente è un contest di trading, quindi si partecipa, si sceglie una squadra. Se volete unirvi alla mia mi fa piacere. Occorre depositare almeno 500 USDT e fare dei trade. Cioè quei 500 non sono persi, attenzione, è un deposito con cui poi si può operare oppure no. E chi fa più profitto vince fondamentalmente. Si fa una media sulla squadra e durante tutto il contest vengono erogati dei bonus. Se volete il link alla mia squadra lo trovate scorrendo un po' nella chat.
Oddio, no, mi è saltato di nuovo. Mannaggia, mi è saltata la chat. Ho bruciato molte shitcoin. Oggi Twitch mi fa i capricci, mi compare la pubblicità. Oddio, no, devo trovare il modo allora di disattivarla la pubblicità. Non la voglio assolutamente. Cosa faccio adesso con i bitcoin? Ma vedi un po' te, tienili, dai, sono belli. Puoi dirmi quali sono per te gli indicatori più importanti? Leggo ancora questa domanda e poi andiamo all'analisi del grafico. Gli indicatori più importanti che utilizzo consiglieresti di considerare nei grafici? Guarda, io personalmente nei grafici tengo sempre alcune medie mobili, soltanto come analisi di trend, per darmi un'idea un po' così. Di solito una breve, una media, una lunga, 9-300 banalmente. Poi a me piace molto il volume profile, perché comunque mi dà un'idea, lascia il link del contest anche su YouTube, sì, lo farò sicuramente nei commenti, mi dà un'idea delle zone di accumulazione, quindi dei cluster di volumi, cioè i volumi ai quali viene, cioè scusate, i prezzi ai quali vengono mossi maggiori volumi, che è importante per capire dove si annidano poi le aree accumulative o distributive, i movimenti appunto dei grandi capitali. Quindi quello, sicuramente i volumi, per ovvi motivi, perché insieme al prezzo sono un indicatore veramente, imprescindibile. Secondo me, e poi il resto è un po' come dire va a gusti. Ultimamente uso molto la pendenza della EMA 130. Infatti, se faccio doppio clic, me la vedete anche qua sotto. Perché anche fare una trend analysis sulla pendenza della EMA 130 a volte è molto utile. Vi dico banalmente, cioè una strategia che potrebbe essere abbastanza ignorante ma funzionale è fare appunto una trend analysis su questo indicatore qua e laddove ci sono dei breakdown, andare a chiudere le posizioni, ok? È una strategia banalissima e poi riaprirle quando si vanno a creare degli higher highs o dei costrutti tipo questo che vedete ha fatto una sorta di zona E, poi c'è stato il breakout ed era un buon punto per aprire una posizione. Allo stesso modo, se ci fate caso qua, se tracciamo una bella trend line, vedete che una volta che viene violata è, non dico il top, però è un segnale, cioè la pendenza della EMA 130 è una risorsa pazzesca, secondo me. Ultimamente mi sta dando veramente tante tante gioie, sia come swing trading sul daily, ma anche come dire, andamento speculativo. In particolare, che è una cosa che magari vi proporrò nei prossimi video, se si fa uno studio multi time frame, quindi si confronta questa cosa che vi sto dicendo ora sul daily e magari anche sulle 4 ore per trovare dove ci sono concordanze e discordanze e aprire a regola conseguenza posizioni speculative. È un po' complesso come argomento, ma magari lo tratteremo. Dunque, vediamo se c'è qualche ultima domanda volante. Per chi ha un piccolo capitale in cripto può essere una scelta saggia allocarlo completamente su piattaforme di SeFi o il rischio diventerebbe davvero alto? Guarda, il rischio c'è, va considerato. Dipende, nel senso io non lo farei mai di allocarlo tutto lì, però come dici tu, se il capitale è basso, tu sei disposto a correre questo rischio, sicuramente potrebbe essere un rischio minore che fare trading per qualcuno. Cioè dipende tutto da quello che si sa fare e non si sa fare. E grazie per approfondire il discorso del trading automatico. Il tuo referral di Binance si può utilizzare anche se si ha un account? Sì, allora io ho un referral di Binance che dà il 20% di sconto a tutti per sempre se lo utilizzate, però implica la creazione di un nuovo account. Quindi se hai già un account, ne devi creare uno nuovo con quel referral lì e magari trasferire i fondi lì. Purtroppo è l'unico modo, non permette di convertire. Non dimenticarti il video su TreeCommerce, assolutamente, assolutamente lo faremo. Tra l'altro, vi dico anche una chicca, ho trovato anche una piattaforma free che collega TradingView agli exchange, un po' come fa TreeCommerce, ovviamente con meno features, però free, quindi why not? Basta, 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 basta. Stop alle domande per un attimo, andiamo a vedere i famigerati grafici. Allora, questo è Bitcoin, come vedete. Bitcoin che è da un po' che si sta muovendo in questo range. Quale range? Allora, range high abbiamo individuato questa area, l'area che va dai 10.000 ai 10.200.
range low, quest'altra area già evidenziata in verde, l'area che va dagli 8500 agli 8750. Come mai sono range high e range low questi? Beh, per una banale, come dire, un tracciamento di linee, di aree di liquidità che vanno a confluire in diversi modi. Andiamo a vedere quali. Allora, il range low innanzitutto ha come direttrice principale gli 8750, che sono, vedete, un supporto barra resistenza storici, che fin qua in realtà è stato un supporto resistenza standard, chiamiamolo così. Quindi vedete test, reject, cioè test e respinta, rottura, rottura di nuovo, retest, respinta, rottura, test e via così. Da qua in poi è diventato invece un attrattore di prezzo e ultimamente si sta comportando più come tale che come supporto resistenza standard. Significa che abbiamo il nostro livello di prezzo e il prezzo non è che tac tac fa così, ma fa così. Cioè ci accumula intorno, poi va, poi torna, ci accumula ancora. Ecco, questo è un attrattore. L'attrattore è come si fa ad individuare? Ovviamente, cioè spesso e volentieri coincide con degli ex supporti e resistenze, è già un livello chiave, e lo si individua perché ovviamente il prezzo ci oscilla intorno, diventa anziché un supporto e resistenza una sorta di mediana del prezzo, ok, delle sue oscillazioni. Spesso e volentieri diventa anche un bel point of control e qua appunto andiamo a sottolineare l'importanza del volume profile. Point of control significa prezzo a maggiori volumi, quindi area accumulativa o distributiva, e ovviamente è facile anche da capire, cioè se il prezzo fa un andamento di questo tipo, adesso faccio un piccolo disegnino, fa un andamento di questo tipo, va un po' così, poi si muove così e poi va, dov'è che ci saranno i maggiori volumi? Cioè, ok, è vero che magari in questa salita qui ci potranno essere movimentati volumi fuori di testa, però essendo comunque rimasto il prezzo per la maggioranza del tempo in questa area, il volume profile mi aspetto che avrà le sembianze di una cosa di questo tipo, ok? All'incirca, con point of control questa zona. E questo cosa ci dice? Sembra una stupidaggine, ma è importante, perché le zone dove il prezzo permane più a lungo, immaginatevi proprio che cosa significa fisicamente, significa che qua c'è domanda e poca offerta, in questa zona qua. Poi a un certo punto l'offerta inizia a spingere e la domanda inizia a scendere un po', fino ad arrivare a un equilibrio. Questa è un'area di equilibrio domande offerta, il che significa che è stato raggiunto una sorta di accordo, una sorta di fair price, io lo chiamo, tra la domanda e l'offerta. Quindi dire questo prezzo ci sta, diventa un punto di riferimento. Perché? Perché in futuro tenderà a ricomportarsi come attrattore di prezzo, perché questa è una cosa matematica, cioè diventa veramente un'area di interesse per molti. E inoltre più dura la fase di accumulazione e più la fase repulsiva che ci sarà dopo sarà violenta. Perché? Perché comunque se si esce da un fair price, da una comfort zone, si va incontro a una mossa impulsiva. Ed ecco perché si definiscono di solito come fase di contrazione e fase di espulsione anche, perché comunque si forma una sorta di range, oppure fase di attrazione e repulsione. Insomma, il senso è lo stesso. È una sorta appunto di zona accumulativa o distributiva in base alla direzione che avrà poi il mercato una volta che essa viene violata. Ok, niente. Adesso, detta questa chicca, ritorniamo a noi. Fatto sta che gli 8750 funge attualmente da zona attrattiva, perché siamo nella fase in cui siamo molto vicini a quel prezzo lì, e anche in passato l'estate, quindi è da lì poi che nasce il range low, insomma. L'ho esteso leggermente il range low, non solo a quella zona lì, ma anche fino agli 8550, perché ovviamente innanzitutto abbiamo questa che è la candela di origine di questo range, la candela di arresto, vi ricordate, ne abbiamo parlato, la candela di arresto è una candela che si pone al top di un movimento, che è questo, il nostro movimento, al top nel senso che va, parte, e poi babam, sell off, è il primo segno di sell off durante un forte movimento, quindi abbiamo un uptrend che cavalca, galoppa, spinge, e poi arriva il sell off, babam, ci dà una mazzata in testa, intimorisce la domanda,
e arresta un attimino il movimento, lo rallenta, da lì candela d'arresto. La fisionomia è molto semplice perché abbiamo volumi ai massimi di solito e abbiamo una shadow, upper shadow, se si pone come top di un movimento rialzista, molto lunga e spesso e volentieri addirittura una chiusura opposta al movimento stesso, in questo caso era evidente. E questa è diventata appunto una sorta di zona di origine del range, quindi potremmo addirittura utilizzare il cluster intermedio formato da questa candelina come range low. Poi ovviamente l'ho adattato io innanzitutto a quest'altro swing low che c'è stato, che ha mostrato addirittura due failure swing, quindi era un ottimo setup long intra range, e anche, guardate, se andiamo sul time frame settimanale, vedete che qui c'è un altro clusterino intermedio, che è questo. Questo qua. Che funge anche in questo caso da origine. Vedete come si è comportato bene, tra l'altro, fino adesso? Questo cluster intermedio ha originato domanda, 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 cioè quattro test, quattro settimane, quattro test. Ed è anche un po' questo il motivo che mi intimorisce un po', ok? Perché vedete, questo range low lo stiamo veramente massacrando di botte, cioè continuiamo a pescare liquidità e ho paura che la domanda alla lunga, cioè inizierà a dire caspita ragazzi, io non ce la faccio veramente più, facciamo che lasciamo perdere e lasciamo andare, lasciamo scaricare un po' l'offerta, perché continuare a subire martellate adesso, o la domanda è veramente strong che si vuol far sentire, vuole accumulare a tutti i costi in questa area, oppure io credo che potrebbe non durare a lungo. E questo è uno degli scenari che vedremo tra poco, però prima terminiamo l'analisi del range andando a vedere il range high. Il range high tra i 10.000 e i 10.200, perché vabbè, ovviamente il range high viene definito da definizione, proprio da textbook, dal primo swing high forte, quindi che abbiamo il movimento e la respinta, ed è questo ovviamente, e quindi è diventato il range high. E poi c'è stata una piccola confluenza con 10.200, che è il top del movimento su time frame settimanale all'incirca, un pelino più sotto, però il senso è sempre quello, eccoci. E quindi quella è la zona di range high. Poi si può andare a fare un po' più di raggi X sul range, andando ad esempio a identificare questo pool di offerta, questo qua, che è un pool di liquidità. Vedete quante volte ci abbiamo pescato dentro senza chiudere, quindi ci siamo arrivati, l'offerta ha sovrastato, guardate come anche. Primo approccio, offerta che si è palesata, quindi un engulfing bearish, babam, poi di nuovo timida la domanda, ci prova, pesca assorbimento fino, guardate, ad arrivare addirittura a pescare da qua sotto e poi chiudere con comunque sbilanciamento verso la domanda, assorbimento di nuovo, test, assorbimento ancora, e ancora la domanda vince, e poi un altro test leggero, debole, e l'offerta inizia a vincere, quindi babam babam, e qua abbiamo invece un ribaltamento un po' della situazione intra range, laddove l'offerta diventa un po' più preponderante, soprattutto perché nel frattempo si è formato anche quest'altro pool di liquidità nato da qui, ok? E questo pool di liquidità è stato totalmente assorbito dall'offerta. In questo momento questa candela ha chiuso sotto al pool di liquidità. Questo è importante, molto importante, perché quando si forma un pool di liquidità, come può essere anche questo, o come è stato questo fino al momento in cui lo abbiamo assorbito, significa che lì comunque appunto c'è, come dice la definizione stessa, liquidità pronta, cioè o meglio, in passato è stata pronta a difendere la zona, una zona che viene difesa bene. Ogni volta che tu approcci, assorbo, ok? Quindi c'è domanda, liquidità in domanda, se come in questo caso abbiamo un assorbimento della svendita da parte della domanda. C'è liquidità in offerta, come se in quest'altro caso abbiamo un assorbimento della forza di acquisto da parte dell'offerta, che puntualmente va a dampare difendendo quel livello di prezzo lì. Cosa succede quando viene attraversata completamente da una candela? Significa che tutta la liquidità
che c'è qua dentro è assorbita. Eccoci, abbiamo chiuso oltre, vuol dire che non c'è stata abbastanza domanda per ostacolare, arginare l'offerta che ha comunque attraversato tutta quell'area dove in passato non c'è riuscita. E quindi questo è un segnale molto forte di sbilanciamento dell'offerta nei confronti della domanda. L'offerta è più forte. Soprattutto se, come è accaduto qua, in seguito questo pool si trasforma nel tempo, perché da qui che era un pool di domanda, poi è stato assorbito, è stato ritestato con debolezza, guardate che volumi miserrimi, e poi ha scatenato offerta. Quindi è diventato un pool di offerta. Quindi adesso potremmo tranquillamente andarlo a ricolorare e farlo diventare, volendolo possiamo un po' restringere a così, perché origina, vedete, da qua, farlo diventare un pool di offerta. Ok? Questa è la dinamica della liquidità, dell'order flow un po' all'interno di questo range, è andata bene o male così. Al momento il pool di liquidità che è rimasto in domanda è quello del range low e del sottostante al range low, perché attenzione, questo è il vero pool di liquidità, quello che sta sotto al range. Sopra e sotto ai range c'è sempre un pool di liquidità e questo è il motivo per cui 9 volte su 10 mi sbilancio, magari meno, facciamo 7-8. Quando sembra che il range viene rotto, quindi abbiamo un'effettiva fuoriuscita del prezzo dal range, come qui. Oh no, sopra non c'è ancora stata. Poi si conclude il tutto con un falso break perché viene triggerata la liquidità che c'è sotto e spinge di nuovo il prezzo all'interno del range. Ok? Quindi statisticamente molto più spesso poi ritorniamo dentro. No, 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 la volevo rosso. Stavo facendo troppi CTRL Z. Lo ritroviamo all'interno del range molto più spesso di quanto effettivamente poi un breakout diventa un breakout. Ed è questo anche uno dei motivi per cui io solitamente evito il cosiddetto breakout trading, ovvero entrare nel momento in cui si supera un livello di prezzo. Va bene? Mi raccomando, se avete domande su questo, poi su questa analisi tenetevele perché tra poco torniamo alle domande e facciamo anche il primo sondaggio. Allora, quali sono i due scenari, cioè consci di questa cosa? Quindi adesso, i due scenari ovviamente si basano, i due scenari guardandoli da una distanza media, cioè non troppo da vicino né troppo da lontano, si basano sul range che adesso abbiamo inquadrato e conosciamo come le nostre tasche. Scenario numero uno, ovviamente il più probabile attualmente, perché ci troviamo a ridosso del range low, come vedete, e abbiamo sopra la nostra testa uno, due pool di liquidità in offerta, il range high e la liquidità in offerta sopra il range high, ok? Che è un discorso un po' particolare questa liquidità, perché questo range high equivale anche a una sorta di doppio massimo, quindi lì ci arriviamo dopo, però abbiamo molte resistenze sulla nostra testa, pressione ribassista, l'offerta che all'interno del range è preponderante rispetto alla domanda, quindi se l'offerta scala, diciamo così, quindi si dimostra più forte della domanda anche su scala maggiore, quindi butta fuori il prezzo dal range a ribasso, perdiamo lo scenario di range e iniziamo un nuovo ciclo, una nuova fase, che è una fase ribassista. Di breve, ok? Il tutto in che contesto? Con un bias che per quanto mi riguarda rimane comunque bullish, memore di questo movimento, che non dimentichiamocelo, non focalizziamoci solo su quello che accade da qui in poi, perché per quanto importante bisogna contestualizzarlo anche col movimento predecessore. Quindi bias bullish fin quando non perdiamo, cioè la mia visione è questa, l'area 6.900-7.600, che è un po' insomma, questo blocco di bottom, che è un altro fair price, diciamo così, un'altra zona fortemente attrattiva del prezzo che potrebbe tranquillamente arginare di nuovo il movimento e fare ancora da bottom senza perdere il bias bullish, per quanto mi riguarda, però cioè è innegabile che con un range così ampio e una fase, cioè così duraturo, e una fase di lateralizzazione, di creazione di nuovo fair price, attenzione, così duratura, perché parliamo quasi di un mese ormai, direi, bisogna tenerne per l'appunto conto e quindi stare attenti e cioè, considerare il fatto che
con buona probabilità andremo incontro ad un trend ribassista che ha per l'appunto come primo target questa zona. Poi, ovviamente, se questa grossa zona dovesse venire violata a ribasso, ahimè, la situazione si compromette parecchio, perché il bias bullish viene a mancare e si aprono scenari di nuovi approcci ai minimi e c'è da vedere come vanno quelli. In ogni caso, fin tanto che il range rompe a ribasso, mi va a cadere in questa zona qui, rimaniamo comunque con aperta la porta anche allo scenario accumulativo, volendo, per chi è fuori, per chi vuole aprire una posizione spot. Questo è un buono scenario, nel senso, cioè, uno che volesse aprire una posizione spot ci deve quasi sperare che accada, nel senso, rompiamo a ribasso, scendiamo, approcciamo questa zona e magari iniziamo addirittura a lateralizzare in questa zona. Caspita, quello è un bel entry, secondo me, un bel scenario di entry con stop loss che si potrebbe mettere sotto al supporto inferiore, cioè 6100. Io spesso vado, cioè vedete, è originato qui, io spesso ragiono in questa maniera, cioè prendo un livello di prezzo come riferimento magari per un entry, per una posizione, poi lo step sotto, guardando i supporti forti, quindi su time frame settimanale con uno storico notevole, mi diventa il mio trigger per lo stop loss, per uno scenario appunto accumulativo di ampio respiro, ok, posizione spot come dicevo. O altrimenti, se uno è un trader che si apre posizioni spot ma magari non le apre con stop loss perché lavora diversamente, come ad esempio faccio anch'io, raramente sulle posizioni spot non opero quasi mai con stop loss, però perché poi le vado a coprire con degli short, quindi la rottura, la perdita di questo livello potrebbe essere un innesco di nuovo di uno short speculativo a protezione dell'eventuale spot. Fatto sta, uno short che ha come primo target proprio lo step successivo, ok, si va step per step, perché questi livelli di prezzo sono un po', come dire, quelli che scandiscono i cicli di mercato, cioè storicamente hanno funzionato molto bene e fin tanto che funzionano, cioè, si tende ad utilizzarli, diciamo. Quindi questo fondamentalmente è lo scenario ribassista e avremmo, nel caso di perdita confermata del range low, avremmo dei livelli di supporto che andiamo ad affrontare, ora ve li mostro, che sono, allora, innanzitutto questa area di liquidità che deve essere vinta se vogliamo perdere il range, quindi non è che dobbiamo fare così, perché altrimenti è un setup long, attenzione. Se andiamo a fare un cosiddetto sweep dei low, che in realtà lo sweep è già stato fatto qui, però se andiamo a fare un attacco alla liquidità, alla sacca di liquidità che si trova sotto il range low e poi veniamo assorbiti dalla domanda, quello è un setup long per i miei gusti. E tra l'altro mi piacerebbe speculativamente, perché il bias è bullish, trovare un setup long nel range, insomma, è un po' lo scenario con la highest probability of success, diciamo così, che offre la massima probabilità appunto di chiudere un trade profittevole. Bias bullish, setup long è veramente la morte sua, è un setup trend follower, quindi ci piace molto. E al contrario, se perdiamo il range e andiamo a chiudere qua dentro innanzitutto, allora invece si apre la possibilità di aprire setup short sul breakdown, quindi se qualcuno ha già posizioni spot aperte, se si è appunto già dentro spot piuttosto che long, eccetera eccetera, può essere un buon momento per coprire, per aprire una posizione short speculativa finalizzata alla copertura, che ha come primo target quest'area, quindi volendo già questo supporto. C'è anche un supporto minore, che è questo, nella zona degli 8000, quest'area qua, che vedete si è originata in questa breve pausa durante il fortissimo dump, è un supporto barra resistenza nato nell'ultimo periodo, non ha rilevanza storica come gli altri, ma potrebbe valer la pena tenerne conto, ok? È minore indubbiamente di questo, questo e questo, però potrebbe valer la pena tenerne conto. Quindi questo è lo scenario bearish. Lo scenario bullish qual è? Allora, ve l'ho detto, circoscrivendoci al range è la pesca di liquidità da qua sotto e il rientro nel range, è il primo scenario bullish, scenario long, setup long.
Il secondo setup long è il palesarsi di domanda sulla zona di range low, quindi qua sotto. Cosa vuol dire palesarsi di domanda? Vuol dire che mi si palesa un candelozzo verde che mi spara verso l'alto, ingolfando quantomeno questa strutturina qui, e quanto più, se proprio si vuole strafare, andiamo a recuperare questa sacca di liquidità, ok? Questo è uno scenario parecchio long, cioè un bello scenario. Chiaramente il tutto accompagnato da volumi che vanno a rompere un po' questo downtrend, questa monotonia. Volumi sopra la media, va bene? Questo mi urlerebbe che c'è domanda e io non lo potrei chiaramente ignorare. Questo è un primo setup long e scenario bullish. Chiaramente lo scenario bullish ultimate, diciamo così, è la rottura del range high, quindi l'andare a creare nuovi massimi. Questo, tra l'altro, forte di questa lateralizzazione, potrebbe tranquillamente andare a continuare lo scenario rialzista, quindi andare a fare un'altra bella leg up consistente. Perché vi ricordate che qua parlavamo di movimento parabolico non sostenibile tutto? E chiaramente se avessimo fatto subito un breakout o magari un po' di flessione, un breakout immediatamente, non saremmo andati a scaricare sufficientemente, a fare quel discorso di fair price che facevamo prima. Cioè un mercato efficiente, un mercato organico ha bisogno ogni tanto, ogni leg up, ogni strappo, ogni movimento, di andare a fare un po' di ridistribuzione dei capitali, cioè un po' di equilibrio domanda-offerta che dicevamo prima, trovare un nuovo fair price. Se i fair price sono sempre crescenti, ho un uptrend organico, un uptrend sano, non una botta parabolica che poi esplode e diventa una bolla. E questa è la differenza. E il vedere comunque una situazione di questo tipo, cioè un fatto che sì, avevamo un bel movimento rialzista, ma poi ha avuto un po' di tempo per ribilanciarsi e poi trova di nuovo equilibrio, cioè si perde l'equilibrio a favore della domanda, significa che andiamo a innescare un'altra leg up, ma nel frattempo abbiamo conquistato un mega supportone qua sotto, abbiamo un nuovo fair price lì sotto. E il rischio di bolla che esplode e collassa diminuisce in maniera drastica e quindi ci piace parecchio. Insomma, tornando nell'immediato, abbiamo detto range high 10.000-10.100. Qua sopra abbiamo una sacca di liquidità che si frappone tra il range high di questa zona e il massimo completo. Il massimo assoluto, diciamo così, del ciclo precedente. Quindi quell'area lì si potrebbe addirittura andare a disegnare, per lo appunto, una sacca di liquidità in offerta, perché io mi immagino che qua sopra tutti coloro che vogliono andare a difendere le posizioni short vogliono andare a creare offerta proprio qui, perché caspita, no, non me lo fai un higher high, io ti sopprimo, ti assorbo. La stessa cosa che è successa qua. Questa liquidità in offerta proviene molto probabilmente da chi ha shortato e vuole difendere il suo stop loss che si trova in un'area verosimilmente o qua dove ho disegnato la sacca di liquidità oppure qua sopra, perché l'ipotesi di stop su massimo più alto ovviamente è sempre molto gettonata. E quindi riuscire a bucare queste sacche di liquidità, che sono tante ma offrono uno spunto interessante, perché mostrerebbe innanzitutto una prevalenza assoluta della domanda e potrebbe innescare una reazione a catena data proprio dai primi stop. Quindi se i primi stop già si trovano ad esempio qua sopra a questi massimi, si potrebbe iniziare ad innescare la turbolenza e lì poi è guerra aperta tra domanda e offerta. Cacchio, veramente si salvi chi può. Mi immagino volumi fuori di testa, domanda e offerta che si picchiano l'uno contro l'altro e alla fine colui che vincerà deciderà la direzione del nuovo trend. Perché se avremo una chiusura qua sopra definita, allora giù coi long, si aprono di nuovo tutti gli scenari long possibili e immaginabili. Abbiamo una continuazione rialzista dopo un consolidamento che si conferma accumulazione, quindi tutto quanto è bullish su tutti i time frame. Abbiamo addirittura un higher high anche su time frame settimanale, cioè veramente uno scenario molto buono per i bulls. E basta, questo è. Al contrario, una pesca dalla liquidità qui e poi un rientro all'interno del range
farebbe ancora, cioè, capire che c'è offerta, che ostacoli, quindi non è ancora ora di diventare mega bullish e magari si apre anche la porta a qualche scenario short contro trend, perché bias bullish, setup short, attenzione, è contro trend, quindi esclusione del rischio, quindi size minore, quindi tutti quei discorsi, take profit e non trend follower, tutti i discorsi di quel tipo lì e basta, in verità. Allora, per quanto riguarda il mio short di copertura, come vi dicevo, io ce l'ho ancora aperto. La chiusura dello short di copertura avviene se si presenta un setup long. Un setup long è anche quelli che vi ho detto prima, quindi lo sweep e il rientro nel range, piuttosto che una candela engulfing che mi arriva fin qua. Ecco, questi sono tutti setup long sul daily, che è il medesimo time frame sul quale ho aperto il mio hedge, e quindi per la mia strategia significa chiusura dell'hedge. Basta, questi sono fondamentalmente gli scenari principali su Bitcoin, lo scenario bullish e bearish. E volevo, prima di passare di nuovo la parola alle vostre domande e poi guardare un po' le altcoins, andare a vedere il time frame settimanale, perché vi ho detto non ha chiuso benissimo. Cioè, guardate cosa dice il time frame settimanale. Dice che, vabbè, a parte che abbiamo avuto il nostro movimento bello sostenuto rialzista, candela di arresto, poi altro impulso di domanda che arriva nella sacca di liquidità e guardate l'offerta cosa fa, cioè veramente Gandalf che dice tu non puoi passare qua, assolutamente fermati lì, babam, lo respinge da dove è tornato, sempre ad attaccare la sacca di liquidità in domanda che si frappone tra il range low e il supporto superiore a 8750. E ritorniamo quindi al discorso di prima che abbiamo già ampiamente fatto. Adesso partiamo con la prima domanda del nostro fantastico sondaggio, ovvero Bitcoin romperà il range a ribasso oppure no? Secondo voi? Iniziamo questo fantastico sondaggio e adesso vi faccio ovviamente vedere come sempre il pop-upino sul video e poi parto di nuovo con le vostre domande. Vi dico anche come si fa a votare, non preoccupatevi. Allora, lo restringiamo un attimino ed eccolo qua. Bitcoin romperà il range a ribasso, dovete scrivere punto esclamativo vote spazio sì o punto esclamativo vote spazio no in chat per dare il vostro voto nel sondaggio. Vediamo, ditemi voi, siete bulls o bears, in altre parole, e ora passo di nuovo la palla a voi. Allora, vediamo se c'è qualche domanda. Qualcuno fa già trading automatico su FreeCommerce? Allora, qui qualcuno che mi chiede se faccio il trading di lavoro, in realtà no, cioè anche se come entrate è diventato ormai una cosa preponderante anche sul lavoro, però non è un lavoro effettivo perché io lavoro a tempo pieno, quindi assolutamente no. Cosa abbiamo? Ho iniziato un piano d'accumulo, vorrei investire un piccolo capitale a fondo perduto per imparare a fare trading. Bravo, ottima cosa, ottima, ottima cosa, perché pensare proprio in questo modo, cioè vedere come un piccolo investimento a fondo perduto, perché lo è, ahimè, all'inizio, quando uno inizia a fare trading, sbaglia. Cioè, il primo approccio è sempre, cioè, non so neanche come dire, perché uno è inesperto, non conosce l'emotività, non conosce come funziona il mercato, ci prova, magari è già bravo in teoria, però poi scopre quali sono i limiti della teoria e laddove entra in gioco l'esperienza. E quindi l'esperienza si fa proprio così, allocando un piccolo capitale a fondo perduto con cui provare e assolutamente sperimentare strategie, vedere come reagiamo, come ci comportiamo, se ci troviamo bene oppure no con un certo tipo di operatività, eccetera, eccetera. È un certo, bravo, dice benissimo, Ray Burst, è in un certo senso l'investimento su se stessi per divenire profittevole. Parole che non potrei veramente dire in modo migliore. Ciao Luca, ma le carte cripto non le hai approfondite? Guarda, io sono ancora qua che sto aspettando la mia crypto.com che non si vede, cioè sono ancora in pending, quindi non so se qualcuno di voi già l'ha avuta oppure no, e boh, non lo so, io la sto ancora aspettando, quindi quando la otterrò la recensirò sicuramente perché il mio scopo comunque è recensirle tutte sul mio canale. Dovresti fare un video su come integrare le strategie su TradingView?
sugli exchange, vorrei dire, da trading view gli exchange, lo farò assolutamente. Vedo i 10.500 come range middle del mega range in compressione, dunque 10.500, allora il mega range, ah questo range intendi? Beh sì, effettivamente se vado a vedere questo gigantesco range, i 10.500 a tutti gli effetti sono il suo range middle, tra l'altro anche come supporti, resistenze, discorsi di liquidità vari, vedi qua è diventato un pool di liquidità in offerta, sono sempre i soliti discorsi che valgono sempre, ecco, quindi sì, assolutamente vero. Allora, andiamo un po' avanti con le domande. Mi fai capire perché per te è meglio usare coperture con derivati piuttosto che vendere e ricomprare le posizioni spot? Gran bella domanda, ed effettivamente non c'è molta differenza operativa. Però io preferisco le coperture con derivati perché riesco a gestirle meglio in termini di allocazione del capitale. Se io voglio, innanzitutto le coperture le faccio con collaterale già Bitcoin, e quello mi aiuta molto appunto nell'allocare, perché io ho il mio portafoglio BTC, ne prendo una fetta, la dedico al mio short, magari mi aiuto con un po' di leva, non troppa perché non voglio essere liquidato, e ho lo stop loss ben definito, ho i take profit eventuali ben definiti, ho un andamento più, come dire, strutturato, anziché se dovessi vendere poi avrei un controvalore in euro che dovrei stare a convertire, calcolare in base alla mia asset allocation, ok, che invece è definita in Bitcoin, quindi mi aiuta molto bene in quei termini lì. Dal punto di vista operativo te l'ho detto, non c'è molta differenza se non magari psicologica, perché il vendere e ricomprare magari innesca una psicologia diversa, però io mi trovo meglio così, è un po' anche questione di abitudine. È per quello che ho detto fondo perduto, mi sono appassionato a questo mondo grazie a Luca, mi fa piacere, dopo essermene incuriosito anni fa, il mio scopo è imparare, giusto, non sogno né di diventare ricco con il trading né tantomeno di farlo di mestiere, guarda, i presupposti non potrebbero essere migliori. Il mio aprire posizioni sarà come per qualcun altro giocare una schedina, con la differenza che forse fare un buon trade lo trovo più soddisfacente. Ovviamente non intendo dire che i movimenti di prezzo siano più prevedibili del risultato di una partita. Guarda, mi sembra che tu abbia i numeri giusti per andare alla grande, perché partire con questa consapevolezza è già veramente un partire avvantaggiati, cioè tu sai quello che stai facendo, quindi con il trading, studiandoti i mercati, capendo i grafici, hai capito che non stai prevedendo il futuro, che già questa è una cosa che molti fanno fatica a fare e tu sei in vantaggio sul mercato per questo, ti costruisci un buon portafoglio, una buona strategia di money management e di risk management e vedrai che nel tempo riuscirai a diventare profittevole. I presupposti ci sono. Altcoin solite, Band, Theta, Cardano, Tezos, la tua amata Neo, che è in uscita Neo 3.0. Tra poco andiamo a buttarci un occhio sulle mitiche alts. Dunque, allora qua c'è qualche voto, bull, tutti bull. Quante ore fai trading durante la settimana? Ma te l'ho detto, in media meno di un'ora al giorno, di solito mi metto gli alert, cioè la mattina mi metto, guardo i grafici, aggiorno gli scenari e mi metto gli alert in ogni scenario. Ah, ma si fa trade per guadagnare? No, certo, attenzione, non fraintendiamoci, perché ovviamente il trading è pensato per accrescere il proprio capitale, per guadagnare, però l'idea con la quale c'è da partire non è che io arrivo, guardo i grafici, comincio a fare delle operazioni così senza una strategia, ok, pensando di guadagnare da subito, no, perché all'inizio non si guadagna, bisogna mettersi in testa questo, cioè un trader neofita arriva e davvero è poco più che giocare una schedina, perché uno di solito arriva con delle idee sbagliate di partenza, pensa che è in grado di prevedere il futuro, magari azzecca due o tre posizioni e si crede già un fenomeno, ci si scontra un po' con la psicologia di se stessi, un po' è veramente un migliorare se stessi in un certo modo, perché si diventa un po' più umili, si capisce cosa si può fare, si capisce cosa non si può fare e poi si capisce cos'è realmente il trading, cioè non entrare e uscire da una posizione perché si vede, che ne so, un setup di un certo tipo, un indicatore che fa qualcosa, allora entro e esco, perché quella è la singola posizione sulla quale si cerca il cosiddetto edge statistico, ovvero io su 500 campioni di quel setup lì, incrocio delle medie mobili X e Y, rialzista, setup long, lo chiudo al più 5%, stop loss al meno 5%, ipotizzo un setup così.
Su 500 setup noto che una certa percentuale chiude in profitto con tot profitto, una certa percentuale chiude in perdita con tot perdita. Faccio i miei conti. Se le statistiche sono a favore del profitto, quindi nel 60% dei casi la posizione è profittevole, nel 40% in perdita, lì ho trovato un primo edge statistico. Quindi ovviamente io non è che andrò ad aprire posizioni alla cieca su setup che non so bene come vanno. Vado ad aprirle sui setup su cui ho un edge statistico, ok? Ovviamente all'inizio non ho un database abbastanza ampio, un campione abbastanza ampio per capire, per avere questi dati. Me lo dovrò costruire col tempo. E al momento, cioè all'inizio, quello che dovrò fare sarà proprio cioè seguire quelli che sono i setup classici, diciamo, magari darci un po' il mio twist, la mia variazione, e tenere traccia di tutto quello che faccio nel mio diario, così poi mi costruirò una statistica. E poi ovviamente costruire il money management, che è il cuore di una strategia di trading, cioè quanto capitale usare, quanto rischiare, come gestire le serie di perdite, le serie di vincite, come lottizzare il mio capitale per preservarlo, per non bruciarmi tutto il conto. Questo è ciò che fa davvero la differenza, è fondamentale andare in questa direzione, non focalizzarsi troppo soltanto sui grafici, ecco. Tanto il mercato farà il contrario di quello che vincerà nel sondaggio. Ma secondo te perché ho fatto questo sondaggio? Perché poi se vince il sì io vado long. No, in realtà è pura curiosità. Cioè, un campione così basso, quanti voti ci sono? 48, quindi direi che non è un campione sufficientemente elevato. Preparatevi che poi ne ho un altro di sondaggio, eh? Allora, volevo leggere qualche altra domandina. Su FTX, quando si apre un long o uno short, c'è modo di mettere in contemporanea lo stop loss? Hai voglia? Certo che c'è modo. Eh beh, per forza, cioè se aprire un long o uno short su un perpetuo e così senza stop loss è un po' una follia. Consiglio assolutamente di farlo. Comunque sì, c'è modo. Si può sia dall'ordine aperto che inserendo un altro ordine, insomma. Anche FTT, preferirei salisse, ma mi sa che scenderà. Vediamo. Fiscalmente, come si gestiscono le operazioni di trading? Allora, il trading e le cripto e la fiscalità sono un argomento estremamente complesso, quindi io ne ho parlato con persone competenti, perché ognuno ha la sua situazione, eccetera, eccetera. Quindi io vi consiglio davvero, se avete delle somme rilevanti, parlatene con un commercialista, fate le dichiarazioni come si deve, eccetera, eccetera, perché in teoria il trading è un'operatività speculativa e in quanto tale va dichiarata come plusvalenza, minusvalenza, eccetera, eccetera. Sui derivati in particolare non c'è storia, non ci sono soglie, non ci sono i 50.000, quello che è che non è. Quei 50.000 lì, che sopra ai quali va dichiarato e sotto no, di cui spesso si sente parlare, è una soglia per l'operatività non speculativa, quindi un buy and hold, diciamo. Se si fanno operazioni di frequente, è trading, è speculazione e si dichiara la plusvalenza. Quindi sul trading fondamentalmente si pagano le tasse del capital gain sulle plusvalenze. Dunque, sì, c'è il modulo d'ordine avanzato, ok, riguarda FTX. Bella la maglietta a tema croce verde. CRO, che cosa ne pensi? Ci andiamo a dare un'occhiata anche tra poco. Il tuo voto qual è? Guarda, non lo so, però se devo pistola alla tempia direi di sì. Dai, facciamo i bear, anche perché ho la posizione short di copertura. Qual è la tua SMA o IMA preferita? Guarda, non ce l'ho una preferita, ultimamente la 130 per via delle pendenze che ci vado a calcolare sopra, però di mio non è che vado a utilizzare molto le medie mobili, a dire la verità. Domanda da pro sulle opzioni. Allora, prepariamoci. Sul short strangle, se ponessi i due strike price A e B a 4.000 e 15.000 con scadenza dicembre 2020, ci guadagnerai $1.000 al tasso attuale e potrai sempre approfittare del time decay doppiamente, sì, perché è short, dato che si costruisce con short pull, short call, short put e short call. Dove sta il cigno nero? Il range è molto ampio e avrai tempo per agire. Guarda, c'è un simulatore su Deribit, no, probabilmente lo avrai già anche utilizzato. Dunque, è sul, dovrebbe essere anche sul, senza doversi loggare. No, non farmi loggare. Trade.
C'è il position builder, poi dopo questa domanda andiamo a vedere le altcoins, però questa può essere una domanda utile per chi vuole smanettare un po' con le opzioni. Allora, options, qua in realtà avevo già una posizione simulata che andiamo a far sparire. Cacchio, no, la devo andare a chiudere, mi sa. Allora, vediamo come caspita si fa. Clear portfolio. Allora, dicevamo, dunque, strike price 4.000 e 15.000, entrambe, quindi immagino sarà una call con strike price 4.000 e una put con strike price 15.000, direi. Allora, giugno 2020 abbiamo detto, giusto? No, dicembre 2020, pardon. Allora, 4.000 put, no, era call, oddio, non mi ricordo, mannaia. Sì, ok, size 1, short, no, forse era inverso comunque, e 14.000 put, sto facendo un casino incredibile, in realtà esatto, sicuramente era inverso. Perché l'idea era, secondo me, di andare a creare una sorta di profitto nel range. Quindi aspetta, andiamo a cancellare. Adesso sicuramente mi starete odiando tutti quanti. Sarà 4.000 put e 14.000 call? Una roba del genere? Eccola. Secondo me sì, ecco. E dunque, in teoria, facendo una cosa di questo tipo, c'è profitto in tutta questa area, ok? Qual è il cigno nero? Giustamente si dice. Il cigno nero è innanzitutto capire, cioè, quanto costano queste opzioni, cioè se c'è profittabilità nel comprarle. E poi ovviamente il cigno nero è la fuoriuscita da questo range, che si trasforma in una perdita catastrofica. Perché fin tanto che il prezzo di Bitcoin rimane all'interno di questo range, vedete, tendendo alla scadenza, grazie proprio al time decay, andrò a profitto. Il pericolo è l'aumento della volatilità, perché avendo una posizione short su due opzioni sono molto 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 short volatility, quindi se va ad aumentare la volatilità c'è il rischio che le opzioni aumentino di prezzo, e ovviamente il cigno nero è un movimento a strappo fuori dal range che ti causa una perdita abbastanza grande, molto superiore sicuramente ai premi incassati. Quindi spero di aver risposto alla tua domanda e scusate se vi ho fatto perdere un po' tempo agli altri. Però è importante a capire anche le opzioni, per questo ho voluto rispondere. Adesso basta, sì, io ti odio perché non capisco un cazzo di quello che dici. No, bisogna imparare le opzioni, sono importantissime. Questa è una, si chiama short strangle, perché fondamentalmente io andando a shortare una put a strike price 4.000, che è qua, e una call a strike price 14.000, significa che quando il prezzo esce dal range 4.000-14.000 inizia a erodere il mio guadagno, che è il ricavo dalla vendita delle due opzioni. Tanto più fuori esce, tanto più il guadagno diminuisce, in particolare a ribasso, ok? Diventa catastroficamente basso. Inoltre, le opzioni si apprezzano con la volatilità, quindi se sale la volatilità, cioè le opzioni che io ho venduto si alzano di prezzo, quindi io ci perdo, e al contrario, se scende la volatilità, le opzioni che io ho venduto si deprezzano. Infatti, guardate qua, abbiamo un'esposizione, una delta exposure negativa. Quindi tendenzialmente io preferisco che il prezzo salga piuttosto che scenda, e ci sta. Gamma praticamente nulla, che è la velocità di cambiamento del prezzo. Theta positivo, perché più passa il tempo, il time decay mi fa guadagnare. E Vega negativo, proprio perché sono short volatility. Se la volatilità aumenta, per ogni 1% di volatilità implicita, io perdo 35 dollari. Ok? Basta, chiudo la parentesi opzioni e chiudo anche il sondaggio, decretando come vincitore il sì, quindi secondo voi romperà, scusate, il range a ribasso. Adesso vi faccio un altro sondaggio mentre andiamo ad esaminare le altcoins, che è questo: stai accumulando altcoins? Sì oppure no? Votate di nuovo. Ok, quindi sondaggi ai massimi oggi. Allora, altcoins abbiamo detto, andiamo a vedere Theta per prima, poi vi faccio vedere quelle che volevo vedere io, insomma. Theta Bitcoin, beh, che dire, cioè non lo so, veda un po' lei.
E qua c'è poco da dire, è iperesteso alla grande, con veramente poche opportunità di long al momento. Cioè, l'unica cosa da guardare è il passato, ovvero dire avrei potuto aprire una posizione qui. Che c'è stata questa sorta di W piccola con un Adam and Eve, insomma. Qua c'è stata una candela d'arresto che però non è bastata ad arrestare, cioè ha arrestato, poi è subito ripompato di nuovo, ma probabilmente a causa di quella notizia imprevista che mi dicevate. Adesso l'unico livello da tenere sotto controllo è, insomma, questo qua, proprio i massimi. Il 5266, questa zona qui, perché se la rompiamo andiamo un po' in price discovery. Personalmente non mi piace l'operatività in price discovery perché è difficile da gestire, ma aspetterei più che altro un ritracciamento. Questo è, cioè, mi sembra un po' una situazione da rischio bolla molto alto. Insomma, ha fatto un 5 per, non è veramente roba da tutti i giorni. Occhio che non si vada a verificare un altro andamento tipo questo. Quindi, beh, ovviamente entrare adesso è fuori discussione. Entrare, cioè, sì, solo se dovesse esserci una sorta di riequilibrio, ok? Sempre per il discorso di prima, altrimenti un ritracciamento, però se no è veramente troppo, troppo estesa. Poi vi dicevo, la dominance delle altcoin, guardate, ha crossato la EMA 30, ok? E la EMA 9 sta crossando la EMA 30, quindi questo vuol dire che mi posso esporre un 3% circa, 3-4% circa sulle altcoins, e quindi è il momento di cominciare a sceglierne qualcuna, vista questa eventualità. Guardate, allora c'è Ethereum che ha fatto questo costrutto di bottom potenziale, vedete questo inquadrato in verde, con low, lower low, con un equal high, che poi è stato rotto, papam così. E poi, insomma, stiamo permanendo qua sopra. Quindi abbiamo un entry area ben designata che ha come top, vedete questo, il massimo delle shadows prima del break, quindi questa zona, e come bottom dell'entry area, insomma, abbiamo questo clusterino di candele che è un buon livello di riferimento. Stop loss speculativo qua sotto, vedete sotto questo pool di liquidità che se viene bucato è un buon livello di stop. Stop loss accumulativo sotto i minimi volendo, ok? La differenza è sempre la solita, speculativo per un'operatività più aggressiva, accumulativo per un'operatività invece più rilassata. E questo è quanto, primo take profit, cluster intermedio qua, ok? Questo è Ethereum. Andiamo ad aggiornare anche Tezos perché ne abbiamo parlato un po' di volte, però vedete che è cambiato sensibilmente forse lo scenario, no, in verità no. Abbiamo uno scenario molto simile a Ethereum, quindi abbiamo questo costrutto che è uguale, low, lower low con equal high, ok? E poi la rottura, e anche in questo caso si potrebbe andare a accumulare tra qua, che c'è il top della shadow come sopra, e volendo, 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 ad esempio qui, insomma, questo può essere un buon entry con stop loss sotto i minimi, oppure speculativo, non saprei neanche dove metterlo, forse qua sotto, sotto a questo livello qua che origina un po' in passato e funge da buon livello chiave nel recente periodo. Poi, cos'altro mi avevate chiesto di altcoins? Allora, in realtà non vi sto mostrando il sondaggione, perché mai, perché mai, perché mai? Abbiate pazienza, adesso ve lo mostro subito. Ma è partito il sondaggio? Sì, partito è partito. Non so perché non ve lo mostra. Vediamo, lancia. Sì, ora sì. Chi lo sa? I misteri di Twitch. Allora, molti non stanno accumulando altcoins. Allora, vai, sparate, sparate quale altcoin volevate vedere. Allora, aspettate che intanto me le vado a recuperare da sopra. Allora, CRO, mi avete chiesto. Vediamo CRO. CRO BTC OKX URCA e CRO è partito per bene. Andiamo a vedere se la liquidità è tale anche altrove, però c'è solo su exchange minori a parte OKX, quindi che dire. Si potrebbe andare a pianificare, caspita, con dei bei volumi solidi, tra l'altro, un entry in questa zona volendo.
Adesso c'è da vedere innanzitutto quando si arresta questa corsa, perché questo movimento rialzista ovviamente non è molto cavalcabile, e poi quando si arresta si va ad individuare magari delle aree, o se lateralizza allora si va a vedere i soliti discorsi dentro al range, l'operatività dentro al range, o se inizia a stornare andiamo a recuperare, a entrare durante lo storno, o altrimenti si possono fare dei semplici buy the dip, quindi se vediamo appunto qualche movimento ribassista lo andiamo ad utilizzare per fare qualche ingresso scalato. E come buono stop loss di riferimento cosa potremmo avere? Beh, o se facciamo dei buy the dip l'inversione di trend, quindi la creazione ad esempio di lower lows e lower highs, oppure se facciamo invece un entry più speculativo magari in prossimità di questo supporto, se riusciamo a raggiungerlo si può utilizzare questi low come zona di stop loss. Caspita, effettivamente è bello carico, forse il trend follower si addice molto meglio, quindi buy the dip al primo dip, alle occasioni insomma di ribasso, seguendo il trend, e poi il dip andrà a creare un low e poi quel low lì diventerà il nostro stop, e poi andiamo avanti in questo modo, insomma facciamo trailing stop da un low all'altro, solita operatività trend follower insomma. Poi andiamo a vedere le altre domande sulle alts, che mi dite, CRO, ok, vista, Eidu, con la carta sta spingendo, Eidu, ne abbiamo parlato anche, e infatti lo staking ha affamato molti, però attenzione perché non so se è ancora un recupero degno di nota, secondo me non ancora, ad essere sincero. Il primo recupero degno di nota potrebbe essere la rottura dei 5k sat, quindi questa zona. Se la rompiamo magari potremmo iniziare a considerare questo come costrutto di reversal, perché altrimenti l'unico costrutto invertito per ora è questo, che è un po' piccolino per i miei gusti, soprattutto in uno scenario di downtrend così marcato, ok, che insomma non è proprio bellissimissimo. Ontology, diamolo a vedere anche Nio, mi avevate chiesto, andiamo a vedere anche Nio, promesso. Ont BTC, Urca, no, incredibile, che throwback, ci sono ancora i miei Fibonacci del 2018, pazzesco, cancelliamo tutto. Le memorie delle mie altcoins, dovrei fare un film, Memories of a Bag Holder. Allora, anche qua abbiamo questo come primo ostacolo, che trasformerebbe questo in un costrutto di reversal se recuperato, però non so se basterebbe perché il downtrend è veramente strong, cioè io forse aspetterei di recuperare anche quest'altro di costrutto, prima non mi muoverei. È bello ribassista, come quadro. Andiamo a vedere Nio BTC. Allora Nio in verità non sta facendo proprio schifo, però quasi. Allora, no, in verità si era formato, si vede meglio sul time frame giornaliero questo, si era formata questa zona 0.001, 999 mi dà veramente fastidio, scusate, ma facciamo così. 0.001, una sorta di livello chiave, guardate, qua abbiamo accumulato sotto, poi ci abbiamo sparato sopra, abbiamo formato un cluster intermedio qui che si vede sul settimanale, prendetemi in parola, e anche un point of control, boing boing boing, l'abbiamo perso, però per ora sta tenendo quest'altro supporto, quindi potrebbe esserci un'operatività volendo di recupero di questo cluster, chi vuole speculare su Nio. Io, visto l'andamento di lungo periodo, non lo farei ancora, mi piacerebbe vedere la riconquista di questa zona, allora si crea un giga mega costrutto di inversione che potrebbe valer la pena insomma ricalcolare anche qualche operazione di accumulo su Nio, per adesso non mi ispira più di tanto. Poi what else, che altro allora, il grafico della shitcoin e guarda, il grafico delle shitcoin, cioè volendo, della mia shitcoin non c'è, però su FTX ci sono gli indici, no, delle altcoins, c'è shitcoin perp index, prendetemi in parola, anche se so che il sondaggio ve lo oscura, anzi guarda, facciamo così lo vedete, shitcoin index perpetual è un indice che pesa tutte le altcoins a bassa capitalizzazione. La cosa divertente è che sono quelle che stanno recuperando di più, perché guardate le shit confrontate con le mid,
le mid cap, vedete, hanno recuperato molto meno, e le alte in generale che hanno recuperato anch'esse molto meno. Quindi questo è il periodo, è il momento delle shitcoin, la shitcoin season, insomma, la shit season, non lo so, chiamiamola un po' come vogliamo, rimetto il sondaggio che è meglio. Allora, vediamo cosa avete altro. L'audio non andava, CRO l'hai fatto? Sì, è stata la prima, e mo ti tocca andarla a vedere sulla differita. Allora, ultima domanda, che poi ho visto che siamo un'ora e mezza e direi che è il momento di chiudere. Band USDT, assolutissimamente sì, Band USDT. Ah, USDT tra l'altro, allora facciamo Band BTC prima e poi Band USDT. Band BTC è ottima perché, a parte l'uptrend in atto, ok, poi ha mostrato noi è da qui che la teniamo d'occhio, che ha flesso, era un'occasione di buy the dip, guardate qua proprio. C'è stato questa botta qui che magari ha fatto scattare tanti stop loss, però era un'occasione di accumulo questa sicuramente. Speculativamente, allora abbiamo ovviamente come primo ostacolo il massimo locale, però guardate come stiamo facendo dei bei low sempre più vicini. Insomma, ormai la situazione ideale, come dire, è la prosecuzione rialzista intesa come break, quindi andare ad acquistare adesso per anticipare il break lo vedo poco sensato. Quindi questo è lo scenario 1 di anticipazione del break. Lo scenario 2 potrebbe essere sempre quello accumulativo, quindi il fatto che questo si trasformi in un range e andiamo di nuovo a scendere, e vediamo anche in questo caso come approcciamo il range low, quindi trasformandolo in uno scenario di range. Al momento però il quadro è molto bullish. Andiamo a vedere adesso Band USDT. Eccoci, Band USDT è praticamente uguale. È curiosa questa cosa, abbiamo un top a 1,3 circa, poi abbiamo questa sorta di range low parziale a 1, questa anomalia che non so da cosa sia stata originata, e basta. Quindi scenario di range, niente da aggiungere. Abbiamo il setup sul falso break del range low, come c'è stato ad esempio qui, che vedete è stato recuperato, questo è un long facile, col senno di poi direte, oppure il break, ok? Questi sono i due scenari di long. Visto che parliamo di Binance, non vi sto a mostrare gli scenari short, perché comunque parliamo di un altcoin, non so chi di voi shorta le altcoin, insomma. Ebbene, e questo è quanto oserei dire. Ragazzi, io qua termino perché stiamo veramente andando per le lunghe. Chiudo innanzitutto il poll che è vinto dai non accumulatori di altcoins, quindi non abbiamo bag holder qua, bravi, fate bene, nel senso de gustibus, però anch'io sinceramente non accumulo praticamente più altcoin, faccio solo della gran speculazione. Ringrazio tutti coloro che mi hanno seguito, che mi seguono sempre, che hanno voglia di impiegare il loro tempo per ascoltare quello che ho da dire, le analisi. Ragazzi, che dire, seguite l'esempio del nostro, come si chiamava, Pigalli 992, che ha capito cosa vuol dire il trading, parte con l'umiltà giusta. Quindi appello a tutti coloro che stanno approcciando il trading, seguite questo esempio: umiltà, poco capitale, investimento su se stessi, seguire il mercato, imparare, esperienza e tutto quanto. Nel frattempo continuate, mi raccomando, a seguirmi, perché approfondiamo sempre il trading automatico e andiamo a aggiungere sempre più tasselli al puzzle, perché voglio arrivare a farvi avere autonomia anche lì. È una lotta molto difficile, ma davvero ci tengo molto, quindi voglio veramente darvi l'autonomia. Carichi ai massimi, giustissimo, questa è il mindset che ci vuole. Bisogna affrontare il mercato con positività in qualsiasi caso, senza diventare matti e senza farsi stressare dai movimenti dei grafici. Noi ci vediamo questo giovedì con un video che devo ancora decidere quale sarà. Lunedì prossimo, mi raccomando, segnatevelo, perché vi rivelo come collegare le strategie di TradingView agli exchange con un tool gratuito, quindi voi impazzirete, lo so già, guai a voi se non lo guardate. E poi ci rivediamo venerdì di nuovo con il nostro appuntamento live, dove ci facciamo due chiacchierate, ci confrontiamo come oggi, insomma. Vedo che vi piace questo format e sono veramente contento anch'io. Iscrivetevi al mio canale YouTube,
lasciatemi un like se mi state guardando su YouTube, altrimenti continuate a guardarmi anche su Twitch e tra poco carico la differita sul tubo. Non dormo fino a lunedì. No dai, dormi che altrimenti lunedì poi non ci capisci una mazza. No, in realtà è molto facile, vedrete. Basta, non parlo più, vi saluto, vi auguro una buona serata e alla prossima!